Applauso, signori e signori, perché è la prima volta che ci vengono a trovare. Arrivano da Pescara. Un grande applauso per Jacopo Ligorio e le canzoni giuste. Buonasera. Benvenuti ragazzi, benvenuti. Grazie. Doppiamente grazie, perché so vi siete fatti un viaggione oggi e insomma poi non è proprio bello lungo, vi siete trovati come si dice la uno, tutte queste robe abbiamo qua. Avuto 2 ore di coda dove io ho rigorosamente dormito e loro hanno rigorosamente bestemmiato. Vabbè, come in tutti i gruppi diciamo, c'è chi poi ognuno c'ha i suoi, come dire, i suoi compiti, c'è chi deve guidare, chi prepara il furgone, tu essendo cantante sei quello che sta niente dietro. Io ho imparato a giocare a briscola nel frattempo. Ah, nel frattempo. Però guidavo anche, quindi. Ah, vabbè, perché c'avete la Tesla con l'autoguida, diciamo così. Eravamo fermi. Diciamo che lui mette la macchina e guida. Sì. Io dormo e lui si lamenta. Vabbè, c'è comunque una dialettica all'interno del gruppo. C'è una dialettica. Allora, adesso mi dovrebbe arrivare anche tu il microfono. Allora, ragazzi, intanto qui stiamo per sentire tutte le canzoni di questo vostro nuovo lavoro, o meno, sentiremo molte canzoni da questo vostro lavoro. Alcune, che si chiama alcune. Che se non ho capito male è un concept, ma lo scopriremo strada facendo. C'è anche un singolo che sta girando, ma lo sentiremo magari più avanti. Con che cosa partiamo, Jacopo? Partiamo con un brano che col concept non c'entra, niente. Ovviamente un brano vecchio. A me piace, è un brano vecchio di un paio d'anni fa, sì, che si chiama Talentopoli. Talentopoli, sembra proprio una canzone fatta per lo stivale. Signori e signori, Jacopo Ligorio e le canzoni giuste. Tanto condurre una carriera accattivante, a fare il musicista, a diventare cantante, dar peso alle opinioni quasi fossi un vero artista, e non ad i vettori come un esibizionista, scrivere un bel testo, comporre le canzoni, o fare un gran concerto e come fare rivoluzioni, e non star sotto i mangiafuoco privi di immoralità, che manovrano lo schifili dell'auto identità, interpreti e pedine della televisione, diventate le veline di un'ambigua adulazione, personaggi costruiti tra belle voci e drammi, di tutti quegli autori siete solo gli ologrammi. E dai, sceglietemi all'X Factor, sono intonato ed ho la voice, or su votatemi per cortesia, siamo tutti amici di Maria. Ora mi rivolgo a voi, colleghi musicanti, sappiate di sdegnare tutti questi trafficanti, venditori di menzogne, travestite da diamanti. Vitale solamente il sapore dei contanti. Vi canto sta canzone facendone un appello, sperando non diventi un banale ritornello. Non andate alla TV e vi svelerò il perché. Se non andrete voi, loro prenderanno me. E dai, sceglietemi all'X Factor. Sono intonato, vedo la voice. Or su votatemi per cortesia, siamo tutti amici di Maria. E dai, sceglietemi all'X Factor. Sono intonato ed ho la voice. Or su votatemi per cortesia, siamo tutti amici di Maria. Jacopo,
Jacopo mi ha fatto anche voi la trappoletta della, della spia che sì, a un certo non punto c'è si problema, non ti vabbè, vabbè, fa parte diciamo di questo salotto così un po' trappolesco. Allora abbiamo siamo partiti giustamente con quello che penso che sia anche un pezzo che come dire avete maturato di più nel tempo. Sì, abbiamo fatto di fatto, sta di fatto. Uno apre la scaletta con una canzone diciamo gli sta anche se non siamo soliti girare in questa formazione. Bravo, diciamolo, perché voi sembra che non manchi niente, perché come power trio adesso non è che non vorrei che gli altri si arrabbiassero che ci ascoltano a casa, però come power trio diciamo di power ce n'è già parecchio, ma in realtà siete di più, quanti siete voi? Sei, addirittura siete il doppio, quindi esatto, il doppio. Oh, e però poi stasera diciamo per esigenze diciamo logistiche mettiamo sì, così sì, no proprio non volevano, non li volevamo, poi non almeno ci abbiamo a che fare, meglio è, più soldi per tutti quanti, cioè una serie di questioni. Si sa che quando sei nel salotto è come andare praticamente cioè quei programmi della RAI, quei gettoni d'oro, quindi va bene, chiaro. Allora abbiamo accennato a un concept che però non abbiamo diciamo poi concettualizzato. ci stiamo per arrivare. È un concept che ha a che fare con l'amore per il cielo, qualcosa del genere, no? Con il titolo diciamo dell'album è Per l'amor del cielo. Amore non lo so, Per l'amor del cielo è il titolo dell'album. Dell'album. È un'esclamazione di uso comune. Comune, che non si può anche dire, posso dire anche bambi per l'amor del cielo, però significa un attimo una cosa. Eravamo indecisi tra Per l'amor del cielo o Per Bacco, poi abbiamo scelto Per l'amor. Per Bacco è un po' troppo, Per Bacco. No, ma è solo nella sua testa questa idea. Mi piace questa cosa, è molto cortese come, diciamo, che non è manco un'imprecazione. Va bene, e quindi entriamo in questo vostro lavoro con che brano? Che facciamo? Salame, il che singolo che singolo, anticipavi qualche istante fa. Che diciamo, potrebbe sembrare un pezzo gastronomico, ma in realtà c'è tutta un'altra lettura. Anche, sì, è un pezzo gastronomico, ma di base è una canzone abbastanza cafona. Una canzone abbastanza cafona, c'è il video, potete andarlo a vedere su YouTube, Spotify, tutte parti. Però come la fanno qui stasera, il trio non l'avete mai sentita. Mai fatta, signori e signori, Jacopo Ligorio e le canzoni giuste. Salame! Non so dormire, non so come fare, resto solo a pensare alle cose che mi hai detto ieri. Non riesco a capire da dove iniziare, non posso mica fare la classifica di tutti i dispiaceri. Nell'intento di giustificare il male cercherò di googolare, ma 13.500.000 storie strane mi viene da rinunciare. Mangio un panino col salame, così mi sazierò. E non avevo neanche fame, va bene, ingrasserò. Salame, 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 salame. In Malawi cacciatori di vampiri uccidono persone per sospetti e dicerie. Nel 2028 degli automi sono pronti a soddisfare le profonde fantasie. In Italia molti cani da passeggio soffrono l'autismo a causa dei vaccini. Festeggeremo il compleanno al Carrefour lanciandoci verdure come fossimo bambini. Mangio un panino col salame, così mi sazierò. E non avevo neanche fame, va bene, ingrasserò. Salame, salame, salame. La me sa, la me sa, la me sa, la me.
signore, mi creda ma ho difficoltà a capire, mi dica almeno dove cominciare, qual è la causa prima da affrontare, mi aiuti la prego signore, se mi è permesso posso consigliare il nuovo modo di comunicare per arrivare a tutte le persone, le basterà una sponsorizzazione, le basterà. Abbiamo dei finali un po' strani, parecchio. Io non mi volevo permettere, che sono quei finali che poi io comincio a parlare e pam, parte una rapsodia finale, invece no, era proprio un finale così, vabbè. Come dire, questa qua era Salame, fatta in Power Trio, una versione che sicuramente comunque non si è mai sentita così, a parte l'avete provata prima di venire qua, ma insomma. Probabilmente non si sentiva mai più. Mai più, vabbè, no, adesso non diciamolo non... così che serve una cosa, perché poi tornerete tutti quanti insieme. Appassionatamente in sei, che però diciamo essere in sei per una band oggi è difficile, no? Dico dal punto di vista logistico, come fate voi? Avete preso un camper? Avete preso? Sì, viaggiamo anche in camper, pulmini, macchine, dipende dalla situazione, dall'esigenza. Diciamo. No, è chiaro, perché quelle sono, diciamo, e poi a volte siete anche modulari. Adesso dopo l'IKEA sta parola è diventata famosa. Siete modulari, siete potete andare anche in tre, in quattro, a seconda delle esigenze, senza litigare, questo lo possiamo dire. No, senza... litighiamo a fuori. Partiamo dal presupposto che noi litighiamo tantissimo, litighiamo maggiormente, l'attività che facciamo di più è litighare. Quello non litighiamo non possiamo lavorare. Quello è anche proprio da contratto. Sì, quello è il modo vostro, diciamo, di. Però no, insieme. Cerchiamo di muoverci in sei prevalentemente. Cioè, è raro che andiamo in tre. Quindi diciamo siamo privilegiati questa sera, siete venuti qua. Una cosa. Stasera tra l'altro ci siamo portati la videomaker, quindi... ah pure la videomaker, sì, quindi stasera sì. Salutiamo la videomaker, cioè, beh bravi siete portati. Ma vi siete portati anche quindi dei cd, delle magliette, perché vedo che c'è la maglietta, no? Tutto. Quindi c'è, se qualcuno volesse prenderlo stasera non nascondetevi, insomma cioè, abbiamo anche le saponette. Esatto, avete fatto le saponette? Ma veramente? Ma è eccezionale, come vedete? Vabbè, adesso... il tagliere con Per l'amor del cielo. Vabbè, adesso bisogna, ma scusa, ma dove ce le avete queste cose? Fatele, tiratele fuori. Vai via. Ciao. Anche degli, vabbè, allora perdiamo purtroppo dei giovani amici. Adesso magari ci farete vedere il vostro merchandising, però prima di esplorare il merchandising andiamo avanti con una canzone. Che cosa? Siccome siamo sempre a tema gastronomico, ovviamente sì. Facciamo a me il pollo. Piace. Ti direi di sì, ma ho scongelato il pollo. Ti direi di sì, ma ho scongelato il pollo. Signore e signori, Jacopo Ligorio e le canzoni giuste. È lui, eh? Scongelare. Scongelare. Scongelare, 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 scongelare il pollo. Pollo. Mi dici di uscire, di andare, di fare, incontrare, di comunicare con gli altri come fossero normali. Mi chiedi di andare, restare, cenare, parlare, di interagire con tutti. Uno spasso che sarà. E ti direi di sì, 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 ma scongelato il pollo. Ti direi di sì, 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 ma scongelato il pollo.
Il giorno dopo non chiami, mi taci, mi parli, introduci, racconti, mi dici sei un cretino, non capisci che serata. Ma poi dopo sti 5 minuti di telefonata ritorni sui passi e mi domandi se stasera c'ho da fare. Ti direi di sì, 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 ma in frigo l'altro pollo. Ti direi di sì, 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 ma in frigo l'altro pollo. Scongelato il pollo, ti direi di sì, 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 ma scongelato il pollo. Il pollo in frigo devi consumare, altrimenti lo dovrei buttare. Ci sono bambini che non hanno da mangiare, non mi sento di contribuire. Il pollo in frigo devi consumare, altrimenti lo dovrei buttare. Ci sono bambini che non hanno da mangiare, non mi sento di contribuire. Il pollo in frigo devo consumare, il pollo in frigo devo consumare, il pollo in frigo devo consumare. Ma poi capito, non c'ho voglia di uscire, ma ti prometto proverò a cambiare. Oh, vai a dare una botta alla spia, grazie. È eccezionale questo. Un brano che tra l'altro, come dire, ci ricorda delle cose di tutti i giorni, effettivamente sono sbattimenti grossi. E tra l'altro è anche un brano dove poi il vostro pianista tastierista si sfoga. Jacopo, vogliamo presentare bene, diciamo, intanto il maestro Bruno Contin alle tastiere. Oh, e Umberto Matera alla batteria. Diciamo. E altri che sono a casa. Non li vogliamo neanche salutare. No, bravi, non credo sia il caso. Non queste smancerie così. Poi chi vuole va a vedere, c'è su tutti i profili. Non serve. Non serve. No, vabbè. È importante che viaggi, diciamo, la musica. Ma non a caso il progetto si chiama Jacopo Ligorio e le canzoni giuse. Cioè Jacopo Ligorio, quindi è importante che si ricordino di me, ma non di loro. Non vabbè, però le canzoni giuste è anche importante cantare, no, sennò non poi servono, sono non servono. Un contorno. Mi piace, avete un rapporto sadomaso praticamente. Ci vogliamo bene. Mi volete bene, una cosa proprio che bravi, ci bravi piace, ragazzi. Ci piace. E dovete fare ancora il viaggio di ritorno poi, tra l'altro. Vabbè, comunque, adesso diciamo, poi chissà cosa è un viaggio succede. Molto lungo, sarà un viaggio lungo, avrete modo, diciamo, di confrontare. A volte le canzoni nascono anche così sul furgone, o sei tu che, diciamo, come no io e lui ci occupiamo della scrittura, della stesura dei brani, degli arrangiamenti, però dipende, cioè solitamente nasce tutto da un pensiero, cioè prima ragioniamo su quello che vogliamo comunicare, poi magari iniziamo a scrivere, poi c'è sempre la situazione in cui un pezzo nasce di getto, ovviamente, ma è raro. È raro, lo so, sono le cose più belle, ma è raro, quasi come innamorarsi. Va bene, qual è la prossima canzone, sempre contenuta in questo album Per l'amor del cielo, sì, male. È un pezzo che tra l'altro anticipiamo che sarà il nuovo singolo, una chicca. Questo sarà il nuovo singolo. Nuovo singolo e videoclip. Noi lo sentiamo in versione irripetibile, perché in trio fra poi ci sarà il videoclip, la promozione, vi romperanno le balle su tutti i network con questa canzone, ma noi l'abbiamo sentita qua per la prima volta in Power Trio e si chiama Cindy. Detta Cinzia. Cindy. Come Cindy Lauper, tipo. Allora, signore e signori, questo brano si chiama Cindy. Ciao, mi chiamo Cinzia, per gli amici Cindy, perché è più moderno. Già dalla mia infanzia scrive i miei pensieri più profondi su un quaderno.
Oggi quei pensieri li puoi leggere su tutti i miei profili. Chissà perché molti ragazzi sono con me così tanto gentili. Questa mattina ho messo un trucco che mi renderà perfetta e mi lamenterò di tutti i miei problemi esistenziali in diretta. Poi pomeriggio uscirò. Quanti bei selfie mi farò. E mi sparerò una posa sul tramonto che fa un sacco figo e scriverò una frase presa da un bel libro che non ho mai letto. Poi la posterò, hashtag no filter, e due ore aspetterò. Quanti mi piace che farò. Quanti mi piace che farò. Pa, para, para. Questa settimana sul mio blog consiglierò una nuova dieta vegana, una vellutata di lenticchie con una cremina di timo e maggiorana. Quanti animali salverò. Ma tanto vi nasconderò che poi mangerò un panino da McDonald's senza che nessuno veda. Patatine, maionese ed una fetta di crostata. Ordino da sporto, tanto sanno già la strada e mentirò. Al fattorino mentirò. Del coinquilino per me no. Non so più chi sono, vorrei diventare qualcuno. Sono stanca di emulare, simulare, cellulare. Potrei essere migliore aiutando le persone. Forse in Africa partire d'una scuola costruirò e poi assumerò qualcuno che organizzi un viaggio immaginario. Pagherò per 100 foto che mi fan sembrare in Africa. Poserò con dei bambini che sorridono e mi abbracciano. Ma quanto è bello Photoshop. Ma che filantropa sarò. Che bel messaggio lancerò. Ma quanti follower che avrò. Pa, para, para, pa, hum. Jacopo Ligorio e le canzoni giuste, questa è effettivamente una bella canzone, una di quelle col piano, una roba mi faceva in mente tipo un po' Beatlesiana, mi faceva in mente quei pezzi tipo I Misi. Nell'arrangiamento è molto molto più palese il riferimento Beatlesiano, cioè Mellotron, cori a profusione. Sì, diciamo sì, che c'è anche qualche citazione. Sì, quella, sì, si vede che siete un gruppo colto comunque, avete anche il maestro lì al piano, quindi ci sta qualche citazione. Poi se mi dite a me i Beatles è chiaro che... Allora, e noi senza, così facendo finta di niente, fischiettando, stiamo però girando intorno a questo concept, a questo album che è uscito a maggio, se non sbaglio, che si titola Per l'amor del cielo. Abbiamo così parlato un po' di salami, di polli, adesso questa era una canzone un po' più, diciamo, d'amore. Dove ci portate a questo punto? Dove arriva questo amore del cielo? Finale, no? Vi portiamo proprio alla title track.
title track, proprio quella che si alla fine, alla fine. Ah, siamo già arrivati alla fine, siamo arrivati alla fine. Mamma mia, siamo arrivati, non dite qualcosa, no, arrivano da pescare. Bellissimo. Vabbè, no, ma io sono un po' contento perché ho una certa sofferenza la laringea, quindi in questo momento sarei felice di smettere. Perché avete litigato troppo oggi? Sì, sì, decisamente. Va bene, allora. Con che brano, diciamo che lo sappiamo, però insomma speriamo di avervi lasciato qualcosa qui in questo passaggio a Salotto, ma soprattutto noi speriamo di rivedervi prestissimo, vi do come dire la rivederci e insomma per l'amor del cielo vediamoci presto, ma adesso ce l'ascoltiamo, però è proprio quello, per l'amor del cielo. Mi sono fermato una vita a pensare che cosa volesse signore. Su questo divano mi sono rilassato, dormito ed oziato le ore. Ogni domanda comune sul mondo mi affliggo, mi sento peggiore. Non avere risposte sensate per ogni problema per me è un disonore. Per tutte le volte che fai la morale credi di essere migliore. Tu sei come me, ci rimugini a fondo per ogni tuo singolo errore. Vorresti soltanto che il mondo sia libero sempre da ogni dolore. Ma essere umani per essere stronzi lo sai non ci dà alcun valore. Ma in fondo non è così difficile non far foto ai tortellini, non mangiare cagnolini. Fai un sorriso alle persone, non invadere il Giappone col vicino. Fai amicizia, pasticcini, che delizia. Alzati dal seggiolone, muovi il culo, dannazione. Le dico signore che tutto sommato mi sento di essere grato. Tra 7 miliardi di teste di cazzo almeno uno stronzo è cambiato. Potrebbe accudire ogni figlio del mondo per avere un buon risultato. Sarebbe più facile rompere il cosmo e rifare da capo il creato. Piovesse 100 anni annegassimo tutti agirebbe da sconsiderato. Ci vuole pazienza, tu chiama la fede, è dura cambiare il passato. Mio nonno mi ha sempre insegnato che in tutta la vita niente è regalato. D'altronde lo ha detto suo figlio che scagli la pietra che è senza peccato. Ma in fondo ho fiducia nell'umanità. Non far foto ai tortellini, non mangiare cagnolini. Fai un sorriso alle persone, non invadere il Giappone col vicino. Fai amicizia, pasticcini, che delizia. Alzati dal seggiolone, muovi il culo, dannazione. Non far foto ai tortellini, non mangiare cagnolini. Fai un sorriso alle persone, non invadere il Giappone col vicino. Fai amicizia, pasticcini, che delizia. Alzati dal seggiolone, muovi il culo, dannazione. Collaborare veramente e dare un contributo davvero importante, come se fosse il mio nuovo vangelo. Perdoni il pensiero, per l'amor del cielo, potessi aiutarla davvero. Lei non mi crede, ma fare un miracolo. Le giuro che non è mica col leggero, io sono sincero. Per l'amor del cielo, magari il mondo scoppierà domani. Il giudizio universale degli umani, per farla finita non basta una notte. Non sono due botte, non siamo mignotte. Bravi, bravi, bravi Jacopo Ligorio e le canzoni giuste da Pescara, grazie mille per esserci venuti a trovare. Veramente. Grazie per averci ospitato, grazie a tutti. Grazie, grazie a tutti. Grazie ancora, grazie ancora. Arrivederci, veramente a prestissimo.